Vai, vai. Su. Skipper, sono appena stata in camera tua, c'è una gran confusione. Per favore, puoi andare a mettere a posto? Eh? Ma cosa diavolo? Oh, Skipper, hai fatto confusione anche qui dentro ora. Non bastano le cose delle gemelle in giro. Ora ti ci metti anche tu. Oh, sì, scusa, Barbie. Dopo ripulisco, eh? No, Skipper, mi dispiace. Non c'è un dopo. Ora, sistema qui e poi vai in camera tua e metti in ordine anche lì. Ah, uffa, e va bene. Però è sempre colpa mia. Oh. Sì, beh, in effetti c'è un po' di confusione. Vabbè, non credo sarà così difficile sistemare. Sarà un gioco da ragazzi. Vediamo un po'. Sì. Bel lavoro, Skipper. Davvero, complimenti. Ah, è stato facile. Molto bene. Ora controlliamo anche l'armadio, però, eh? Non so se è una buona idea, Barbie. Oh, mio Dio! Ops. Skipper, che cavolo hai combinato? Questo non è sistemare. Ti do tempo un'ora. Poi ritorno e controllerò anche l'armadio. Sì, ok. Eccomi qui. Allora, vediamo un po'. Molto bene. Ora ci siamo davvero. Brava, Skipper. Finalmente. Ok. Bene, ora sono perfetta, pulita e profumata. Oh, via, mi scappa la pipì. Aia! Ehi, ma chi è che ha lasciato tutta questa confusione in bagno? Chelsea, tutto bene, ho sentito urlare. No, sono scivolata, caduta e mi sono fatta male. Eh? Ma chi è che ha lasciato tutta questa confusione in bagno? Guarda qui. Skipper! Ehi, è il mio telefono. Ah, è la mia amica. Vado a risponderle subito. Finalmente le gemelle si sono addormentate. Ora posso rilassarmi un po'. Oh, che male! Sì, ha avuto un piccolo trauma alla testa, niente di grave, però dovrà tenere la fasciatura per un paio di settimane. Ok, grazie mille, dottore. Non c'è di che. Ora vi lascio un po' da soli. Ok, scusami tanto. Non volevo. Skipper, se la smettessi di essere così disordinata e lasciare tutto in giro, noi non finiremmo tutti al pronto soccorso. Anche Chelsea oggi pomeriggio è scivolata in bagno dopo che tu hai fatto la doccia e non hai asciugato bene. Sì, scusate. D'ora in poi sarò super ordinata. Ve lo prometto. Ok, lo spero bene. Ah, sono proprio contenta. Skipper ha mantenuto la promessa. Sono un paio di settimane che c'è tutto in ordine e nessuno si fa male. Già, finalmente. Ah, Barbie...
non è che potresti andare a prendermi qualcosa da bere in cucina? Ho una sete. Ehi Ken, guarda che ti hanno fasciato la testa, non le gambe. Ok, ok. Uffa, non posso neanche approfittare di questo.